tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. $10.673 sono i biglietti staccati nella prima domenica a pagamento dell'edizione 2019 del Carnevale più dolce ed antico d'Italia. Soddisfazione per il risultato raggiunto in carnevalesca, ma c'è tanto lavoro da fare per le prossime sfilate. Uno dei tanti obiettivi, ridurre le code alle casse. Pesaro dice no alla mafia e alla violenza, in 600 partecipano alla marcia notturna per la pace. Il canale Albani di Fano ha bisogno di altri interventi straordinari lungo il tratto di Viale Kennedy. Questa sera, dopo il TG, primo cittadino, ospite nei nostri studi, il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Sono 10.673 i biglietti venduti nella prima domenica del ritorno a pagamento del Carnevale fanese. Naturalmente c'è soddisfazione, però sono diversi gli interventi da fare e a cui mettere rimedio per le prossime edizioni. Ma sentiamo tutto il resoconto della prima giornata di sfilate nel servizio di Francesco Salvago. Buona la prima per una splendida giornata di sole che ha baciato l'esordio del Carnevale di Fano. Oltre 10.000 biglietti venduti che, stando alle statistiche storiche dell'evento, aumenteranno secondo l'ente nella seconda giornata. La grande affluenza della prima domenica ha creato diversi rallentamenti alle casse, venduti oltre 6.000 biglietti, motivo per il quale si sta da tempo cercando di promuovere la vendita dei biglietti online nei giorni antecedenti la manifestazione. Non sono mancate le critiche da parte del pubblico ai diversi accessi dislocati nel percorso. Cosa è successo? Niente, volevamo fare i biglietti e 3 ore che siamo alla cassa, fra ora che arriviamo, veniamo già da Ravenna per vedere un po' di carri. E 3 ore che siamo a fare la fila, volevamo fare il biglietto, adesso hanno chiuso le casse, siamo fuori. Mi dica lei cosa siamo venuti a fare. Veniamo da fuori e non possiamo entrare, la biglietteria è chiusa dopo un'ora. Scusate, online non funziona, le dico che abbiamo provato anche a fare online. Non va, il sito è chiuso. Nonostante alcuni rallentamenti legati agli ingressi, l'atmosfera della carmessa è iniziato già dalla mattina con il Carnevale dei Bambini, che hanno riempito Viale Gramsci con numerose mascherate costruite con la collaborazione delle scuole fanesi. Noi siamo vestiti da principesse, il titolo infatti della nostra esibizione è Ci volevate principesse, ma a un certo punto toglieremo la corona e prenderemo il rossetto, che non servirà per colorare le labbra, bensì le nostre guance come delle guerriere. Quindi ci volevate principesse, ci avrete guerriere. Alle 15 in punto è partita la grande sfilata dei carri allegorici, osservati speciali, oltre alla calugna e un venticello di Pierluigi Piccinetti, che va a chiudere l'anno rossignano al Volonna. Buon compleanno Pesce Azzurro di Mauro Chiappa e Fanta Gruel, al carro di Costa Parchi, a quello di Lorenzo Furlani e del liceo Nolfi Apolloni. Sono state le novità di quest'anno, Carnevale di Fano, realizzato da Carnival Factory, che ha avuto l'onore di aprire la sfilata trasportando la madrina Emanuela Aureli, che non si è risparmiata concedendo interviste ed esibizioni. Sono felice di essere la madrina di questo bel carnevale all'insegna della donna, con tutte le sue molteplici sfaccettature. Viva la donna, che è forte, coraggiosa, che anche nei suoi momenti di fragilità, come di debolezza, ma che riesce sempre a superare la donna. Il secondo gigante a solcare Viale Gramsci è stato Viva la Frida, Viva la Rivoluzione della carrista Anna Mantovani, realizzato da Carnival Factory, i quali hanno portato l'indimenticabile artista messicana e le sue opere più importanti nella città della fortuna. Alle spalle di Frida, una gabbia gigante con le sembianze di una donna preannunciava l'arrivo di bolle in gabbia del maestro Paolo Furlani,
realizzato dall'associazione Gomma Piuma per Caso. La prima sfilata del Carnevale di Fano è stata aperta anche da un momento di riflessione. Istituzioni locali, ospiti, sindaci del territorio, il sottosegretario con delega alle pari opportunità Vincenzo Spadafora hanno inaugurato il corteo con uno striscione raffigurante le donne vittime di violenza e la parola basta scritta a caratteri cubitali. Sì, sono contento, per me è la prima volta e vedo un'energia straordinaria, poi sento proprio l'emozione di tutte le persone che sono qui e soprattutto sono contento perché è stato deciso di dedicarlo a un tema che a me sta molto a cuore anche per le mie deleghe, cioè che riguarda i diritti delle donne in particolare, contro la violenza sulle donne e in generale affermazione di principi che riguardano il sesso femminile. E questo sono molto contento che anche in un momento di festa si possa parlare di temi così complessi, complicati e che a volte sono anche il frutto di fatti di cronaca grave. Infine non è mancato il getto con circa 180 quintali lanciati sulla folla e il giro della luminaria. Ebbene, avete sentito, insomma, ci sono stati momenti di grande entusiasmo, ma anche qualche criticità, come avete visto nel servizio. E allora in queste ore, dopo sicuramente un rischio desertificazione previo il pagamento di Viale Gramsci scongiurato da parte della carnevalesca, però si stanno facendo le considerazioni su quello che sa da fare per migliorare, per scongiurare le code alle casse. Sentiamo proprio la Presidente Giammarioli su questo argomento. Direi la formula pagamento assolutamente non c'è problema, le persone non si spaventano per la questione del pagamento. Ovviamente ci sono state delle problematiche alle casse che per domenica prossima ovviamente non ci saranno, purtroppo la linea dedicata che avevamo appaltato non ha funzionato e quindi torneremo al vecchio metodo con il bigliettaio umano e i biglietti di carta veri. Per quanto riguarda la parte artistica, la parte all'interno del percorso, direi che tutto è andato molto bene, la qualità artistica si è alzata moltissimo, l'idea di carnevale che volevamo dare è arrivata, quindi sono molto felice di questo, ho avuto molti riscontri, finalmente sta diventando il grande evento che deve essere. Ovviamente ci sono delle cose da sistemare, mi scuso se ci sono stati dei disagi, vi prego soprattutto ai fanesi, procuratevi prima il biglietto, perché chi aveva il biglietto è entrato in 3 secondi senza nessun problema, ma ovviamente se ci sarà un po' di gente, un po' di fila alla cassa come è dappertutto, potrebbe esserci. Abbiamo anche verificato la questione dell'allungamento del percorso, che ovviamente ha rallentato un pochino, ma era la prima volta che i carri facevano quel giro fisicamente, quindi hanno avuto un po' più di cautela, adesso hanno capito come funziona, quindi sicuramente sarà tutto più veloce. Una battuta va fatta sull'apparato di sicurezza, la macchina seppur corposa e dispendiosa però serve e funziona. Sì, non abbiamo avuto nessun problema anche a livello di disagio, di furti, niente di tutto questo, qualche bambino che si è perso, 2 o 3, ma insomma cosa veramente da poco. Il Carnevale di Fano è molto sicuro, è sereno e quindi di questo insomma sono felice perché abbiamo trovato l'apparato corretto. Al di là di aggiustare alcune cose in corsa, che cosa vi aspettate, cosa pensate per le prossime 2 domeniche? Ma direi assolutamente il sold out, perché non c'è nessun problema se questa prima settimana se abbiamo sfiorato gli 11.000. Ai 14.000 la seconda domenica ci arriviamo sicuramente. E ecco, quindi penso che non ci saranno altre problematiche gravi. Anche l'ospite ha dato il meglio di sé a fine serata, quindi è stata la ciliegina sulla torta. Sì, Emanuela è stata carinissima, oltretutto una grandissima artista, il pubblico assembrato era veramente tanto e si è divertito con i tempi giusti, quindi direi che è una chiusura degna del Carnevale di Fano, assolutamente. E a riguardo proprio dello spettacolo, dell'ospite, in molti nella serata di domenica, quando sono state le 6:30,
premevano agli ingressi perché pensavano che il giro di illuminaria fosse, fossero per il giro dell'illuminaria fossero aperti i varchi. In realtà questo non doveva succedere. La Carnevalesca ha precisato che l'ordine era quello di tenere chiusi i varchi fino alle 19, però ci ha detto la Presidente Giammarioli durante l'intervista che stanno considerando il fatto di tenere aperte comunque due casse in due punti strategici per permettere anche a persone che all'ultimo momento, dopo le 6, dopo il getto, magari vogliono vedere soltanto l'illuminaria o assistere allo spettacolo dell'ospite, perché è un vero e proprio spettacolo, e quindi magari consentire proprio anche ai ritardatari o a chi vuole assistere solo allo spettacolo dell'ospite di entrare nel circuito attraverso due casse che adesso verranno individuate dalla Carnevalesca per permettere l'ingresso anche a Carnevale iniziato. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Un auto articolato che viaggiava verso nord sulla 14 ha perso il carico di frumento che si è sversato sulle tre corsie. È accaduto nei pressi del chilometro 240 tra i caselli di Loreto ed Ancona Sud, dove si sono subito formati incolonnamenti. C'è stato anche un tamponamento tra due autovetture. Nell'immediatezza è stato necessario chiudere tutte le corsie autostradali in direzione nord. In seguito è stata riaperta la prima corsia in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza della sede stradale nelle altre due, a cui stanno anche ancora lavorando i vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Porto San Giorgio. Ancora cronaca, però, vigili del fuoco impegnati da questa mattina in un'imponente operazione di spegnimento di un violento incendio che è scoppiato alle 9.30 di stamattina all'interno dell'azienda Marvit, che produce minuterie metalliche in via dell'Industria a Dosimo Stazione, mentre era in atto un intervento di manutenzione sul tetto per alcune infiltrazioni da parte di due operai di una ditta esterna, causando però un'alta colonna di fumo nero. In via precauzionale i 120 addetti sono stati fatti evacuare in fretta e furia dallo stabilimento durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno danneggiato soprattutto il tetto, da parte dei vigili del fuoco intervenuti da Osimo, Ancona, Macerata, Civitanova, Marche, Pesaro, partita anche con un'autoscala ed anche una squadra del distaccamento di Fano. Ad accelerare il rogo anche i pannelli fotovoltaici sulla copertura dello stabilimento. Non ci sono però feriti o intossicati. L'intervento è anche gestito dagli uomini del comando di Ancona, che sono dovuti rimanere nell'area per le operazioni fino a tarda sera di messa in sicurezza dell'intera area. E torniamo a parlare del tema della violenza sulle donne, che è stato affrontato, come avete visto, anche nel Carnevale di Fano. Ma a Pesaro, in piazza, c'è stato un flash mob per One Million Rising. Un appuntamento annuale che ogni anno a Pesaro è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono manifestare e dare il loro appoggio alla lotta contro la violenza su donne e bambine. Quest'anno la campagna One Billion Raising, giunta alla sua settima edizione, ha avuto l'obiettivo di manifestare la lotta contro lo stupro, lesioni, molestie sessuali, schiavitù e tratta, fino alle tematiche del femminicidio. È un evento internazionale, una campagna nata in America, e appunto per coinvolgere più donne possibili in tutto il mondo e per combattere la violenza sulle donne e sulle bambine. Ogni anno è sempre più grande la partecipazione, quindi noi non molleremo e la porteremo avanti. One Billion Rising, fino a che ci sarà, noi di Percorso Donna ci saremo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che hanno aderito e che verranno qui a ballare oggi. Il flash mob sulle note della canzone Break the Chain. Il flash mob promosso dal Percorso Donna con la collaborazione del Center Stage ha posto inoltre anche un importante accento sulla violenza sistemica nel settore economico, politico, socio-culturale, ambientale e ideologico. Io penso che sia importante, perché in queste cose stare zitti, non muoversi, non dire niente è peggio
che a consentire. Se uno è contro lo deve dire e ci deve almeno provare, poi serve o non serve, ci abbiamo provato. Spero nei giovani, mi auguro che loro siano più umani di quelli della nostra generazione, che ne sono rimasti talmente pochi, che non ne faccio tutto d'un erbo un fascio. Però i giovani mi piacciono, hanno una grinta, sono più aperti e quindi io adesso dico evviva i giovani, sia uomini che femmine. Bene, rimaniamo nella piazza di Pesaro perché alle volte il web o alcuni scatti fanno diventare alcune persone dei protagonisti involontari. È il caso della giapponese che con ramazza e paletta andava raccogliendo cartacce e chic per la piazza. Eccola qua, perché è una giapponese di 40 anni, da 20 residente a Pesaro, la donna immortalata, mentre appunto con scopo e paletta pulisce da chic e cartacce le strade della città appunto di Pesaro. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook, dice: l'abbiamo trovata, si chiama Natsuko Takase, la donna che ci ha dato questa bella lezione di senso civico. La stiamo rintracciando per premiarla con un piccolo riconoscimento, annuncia Ricci. Spero che questa bella storia abbia fatto riflettere coloro che continuano a sporcare le città. Ognuno ha il diritto di vivere in una città pulita, ma anche il dovere di non sporcare ed essere rispettoso del bene comune. Era stato lo stesso Ricci a divulgare poi ieri le immagini della donna che hanno fatto subito il giro del web e sono diventate virali. Ma su questo aspetto, come sempre è immaginabile che sia, è arrivata un po' la controproposta, no? Ci sono i due risvolti della medaglia e è arrivata subito la risposta a questo post virale da Forza Italia per il senatore Andrea Cangini, che dice: nel mondo reale quelle foto attestano che Pesaro è una città sporca e autorizzano a porsi qualche dubbio sull'utilizzo dei 17 milioni di euro che ogni anno vengono riversati a Marche Multiservizi per la pulizia delle vie e delle piazze cittadine. È il commento del senatore Andrea Cangini di Forza Italia. Nella realtà virtuale invece aggiunge: succede che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annunci, ovviamente sui social, un attestato di benemerenza alla zelante giapponese, sostenendo che i cittadini hanno il diritto di avere una città pulita, come se quel diritto fosse stato violato da chissà chi e non dallo stesso sindaco cui compete il dovere di tenere pulita la città. Questo è il commento del senatore Cangini. Bene, rimaniamo a Pesaro per un'altra manifestazione di massa, tutti lo ricorderanno, il cruento omicidio di stampo camorristico la sera di Natale. Ebbene, per dire no a violenza e mafia c'è stata una marcia silenziosa di oltre 600 persone che sono partite proprio dal luogo dove è avvenuto l'efferato omicidio. Circa 600 persone hanno preso parte alla marcia silenziosa per dire sì alla legalità e no alla mafia, sfilando per le vie del centro storico di Pesaro con in mano una candela bianca. Il corteo è partito simbolicamente da via Bovio, in prossimità del garage dove poco meno di due mesi fa venne ucciso Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia. Ci siamo sentiti in dovere di dare un segno forte, una risposta forte a un'aggressione mafiosa di Natale. E l'omicidio non ha, diciamo, sconvolto e colpito solo le famiglie, ha anche colpito la città e i pesaresi. Un percorso che ha unito tante persone, ringraziamo la città per questa risposta, sotto un cartello che non potrà mai dividersi, ovvero il sì alla legalità e la lotta contro tutte le violenze mafiose. Tra i tanti pesaresi presenti anche la famiglia Bruzzese al completo, il primo cittadino, che hanno preso parte a una lunga marcia terminata davanti al Tribunale di Pesaro, il luogo simbolo della legalità. È stata importante questa iniziativa perché ci consente di guardare avanti al futuro con fiducia, soprattutto nei giovani, che porteranno avanti i valori della legalità.
Non si può vivere in maniera dignitosa se non attraverso i valori della legalità. Questo è l'insegnamento più grande che viene da questa manifestazione e credo che la bella partecipazione che c'è stata dimostra che Pesaro non solo ha avuto storicamente gli anticorpi, ma ha tuttora gli anticorpi per espellere qualsiasi tipo di infiltrazione. E giovedì 21 febbraio alle ore 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale e dell'Assessorato alla Memoria, verrà presentato il libro Auschwitz non vi avrà. Una famiglia di ebrei italiani in fuga dalla persecuzione nazifascista di Guido Hassan e Giuseppe Altamore. Guido Hassan e la sua famiglia sfuggirono miracolosamente all'arrestamento del settembre del 1943. La storia di questa famiglia ebraica è in se stessa un romanzo che uno dei protagonisti, Guido Hassan, appunto, ha voluto raccontare in un libro che appassiona dalla prima all'ultima pagina. L'incontro vedrà anche l'intervento degli autori Giuseppe Altamore e Guido Hassan, e a seguire ci saranno anche canti e danze della cultura ebraica proposti dagli alunni della scuola media Gandilio. Torniamo a occuparci del canale Albani. Qualche mese fa è partita una operazione di ripulitura e anche di riassesto degli argini, però gli interventi non sono finiti perché naturalmente lavorando sono venute fuori altre criticità. C'è stata la chiusura per 4 settimane del canale, della messa in asciutta di tutto il tratto che va sostanzialmente dalla rotatoria di Sant'Orso fino alla centrale idroelettrica della Liscia, e questo per quegli interventi di manutenzione e pulizia che hanno riguardato anche il verde pubblico, non solo l'alveo e gli argini, che erano stati presentati circa 1 mese e mezzo fa per un impegno di spesa da parte di Enel Green Power significativo di oltre 70.000 euro. Con la messa in asciutta del canale però sono emersi delle necessità nuove, in particolare per quanto riguarda gli argini lungo il viale Kennedy. In particolare in questo caso c'è la necessità di consolidare almeno 50 metri di alveo, di argine, e soprattutto di fare dei lavori importanti di manutenzione e ristrutturazione del ponticello che collega il campus scolastico all'area del Pincio. Quindi si è data indicazione attraverso un'ordinanza, l'ordinanza sindacale numero 5 del 9 febbraio di quest'anno, a Enel Green Power di provvedere per una serie di interventi con alcune caratteristiche tecniche ben precise per mettere in sicurezza questo tratto. Ovviamente questi sono lavori straordinari, nel senso non previsti inizialmente, che si sono resi, diciamo così, indispensabili dopo che la messa in secca del canale ha messo in evidenza alcuni ammaloramenti importanti di queste strutture, e sono interventi che richiederanno circa 30 giorni di lavori aggiuntivi. Però sono interventi che riteniamo a questo punto importanti, non solo ovviamente per, diciamo, la sicurezza, ma anche per il decoro di questo tratto. E visto che l'intervento che è stato messo in essere da Enel Green Power in questo mese è un intervento importante, il più importante negli ultimi 10 anni, non solo per spesa ma anche per, diciamo, articolazione dell'azione complessiva lungo tutto il canale Albani, abbiamo ritenuto che fosse indispensabile, come dire, aggiungere anche questi interventi e fare in modo che l'azione complessiva che quest'anno viene compiuta sia risolutiva per molti anni a venire. Un intervento anche che riguarda la parte finale di Viale Kennedy sul curvone, dove c'erano state delle fessurazioni, delle colature d'acqua, anche lì Enel interverrà. Sì, assolutamente, quello era uno degli interventi già previsti proprio per la manutenzione degli argini, in particolare nella curva di Viale Kennedy all'incrocio con Via Persiutti, un intervento che si è reso necessario dopo, diciamo, le segnalazioni di quest'estate e che è già preventivato, che nei prossimi giorni verrà realizzato. A questo si aggiungono quelli di Viale Kennedy, che invece appunto sono interventi di straordinaria manutenzione. E prima di chiudere ritorniamo sul Sambodromo Naturale Fanese, ovvero sia Viale Gramsci, perché come ogni edizione di Carnevale andiamo con le nostre telecamere a caccia di maschere e di mascherate, naturalmente sui palchi. Questi ultimi però la vincono alla grande sulle maschere a terra, prendendo anche bei premi. Vediamo.
Al Carnevale di Fano da sempre l'assente cronico tra il pubblico, fatta eccezione dei palchi, sono le maschere. Anche in un recente nostro sondaggio è emersa l'apatia a mascherarsi e andare alla sfilata dei carri della domenica vestiti a tema. Forse manca uno stimolo preciso, come invece da diversi anni, a chi prende un palco, complice il concorso che con bei premi ogni domenica gratifica i tre palchi più belli e coreografici o con il tema più originale che si sono presentati in Viale Gramsci. Anche quest'anno, e forse in questa prima domenica ancor meno delle passate edizioni, tra le persone a piedi c'era poco o niente. Ma nonostante questa penuria di corpi mascherati, fatta eccezione per i bambini, qualcuno che per almeno un giorno all'anno ha voluto uscire un po' dagli schemi rigidi della quotidianità, dove siamo tutti più o meno incanalati, si è visto e aveva anche l'aria di divertirsi parecchio. Avete rubato i pigiami a qualcuno? No. No, li avete comprati apposta? Sì, esattamente. Allora, un procione e un cane. Un procione e un cane. Un cane, esatto. Mi sembra che è un po' indietro con gli studi. Sì, purtroppo. Sì, purtroppo non ho fatto in tempo, ecco, per le questioni lavorative. È un plus. Il contrario, prima sono andato a lavorare. È un pluriripetente. Pluriripetente, ne sono anche soddisfatto. Da dove venite? Da Popoli. Popoli. Abruzzo. Abruzzo, fin qui per il carnevale. Prima volta? Io sono nata a Fano, quindi l'ho sempre vissuta. E la vedo dal Libro della Giungla. No, per favore, è imbarazzante. È imbarazzante, però bisogna pensarci prima. Ormai è tardi, quello che fate è fatto. Venite da? Io sono di Roma, però veniamo da Teramo. E quindi, insomma, prima volta al carnevale? Quasi. Quasi? Quasi. Come le sembra? Prima tutta impressione? La famiglia, lei è scappata. Tutta la famiglia è fuggita. Adesso la prossima è lei. È fuggito. Lui è un guerrigliero, siete un mix giungla, guerrigliero. Sì, abbiamo fatto un po' tutto, ecco. Ma il pezzo forte è lei. Il pezzo forte è lei, insomma, e guardate un po', con un tutù rosa. Sì, giustamente famiglia al carnevale, famiglia lei compresa. Famiglia compresa. Per forza. Allora, buon divertimento. Grazie tante. I palchi però sono un discorso a parte, anche se il culmine si tocca nella domenica centrale e nell'ultima, questa prima sfilata ha regalato sui palchi e i gruppi davvero degni di nota, e non a caso i primi tre classificati rappresentano al meglio il campionario presente. Hanno strappato la prima posizione aggiudicandosi un bel soggiorno offerto dallo sponsor per 15 persone a Matera, capitale europea della cultura. La mascherata Sorridi alla vita, la mimosa e fiorita, un gruppo corposo che, perfettamente centrati a tema sul carnevale, copriva ben tre palchi. Abbiamo pensato alla mimosa perché comunque il simbolo della donna è la forza della donna, come nella mimosa, una pianta molto resistente e soprattutto luminosa. È stata un'occasione. Esatto. Quanti siete? 46 o 47 a mappa. Bene, complimenti. Grazie, grazie. Grazie. Al secondo posto, meno a tema, ma con un vero e proprio omaggio alla marineria fanese e alle vele latine che erano i fiori del mare, la mascherata Fanamare. Questo palco vuole essere un omaggio alla marineria fanese, perché questa araldica che è presente nelle bandiere, ecco, delle vele di Fano, era proprio, rappresentava una caratteristica fanese. Quindi allora facciamole vedere queste vele, facciamole vedere le vele della marineria, eccole! Ultimi ma non ultimi per creatività e fantasia nel soggetto scelto, con un parallelismo molto spinto tra l'astronauta Donna Cristoforetti e la nota statua del Lisippo, piccoli marziani verdi compresi, la mascherata Lisippo. Non sapevamo come portare il Lisippo a Fano, abbiamo detto ma proviamo con la Cristoforetti. Ha sbagliato, l'ha portato su Marte. Avete anche i marzianini però, è giusto, eccoli là. Con le antennine luminose ci sono i marziani che giustamente... Bene, ed ora in chiusura allo sport, come ogni lunedì ci aggiorna dalla redazione sportiva su quello che è accaduto durante il fine settimana, Matteo Del Vecchio. Sebbene continui la sterilità in zona gol, i 4 punti conquistati nelle ultime 2 partite fanno respirare l'Alma, che esce momentaneamente dalla zona play-out. L'1-0 di martedì al Teramo e lo 0-0 di sabato a San Benedetto fanno salire i Granata a 28 punti, 2 in più del Gian Erminio e 3 in più dell'Albino Leffe, squadre che ad oggi andrebbero a giocarsi lo spareggio per non retrocedere. Il giusto pareggio maturato sabato a Riviera delle Palme è lo specchio fedele di quanto le due squadre hanno mostrato, entrambe più attente a non farsi male che a offendere,
tanto che la prima azione degna di nota, si fa per dire, si registra al 32esimo con un tiro cross di Ferrante emulato pochi minuti più tardi da Rapisarda, ben controllato da Voltolini. Il portiere del Fano si guadagna però la palma di migliore in campo al terzo della ripresa, quando miracoleggia su un'incornata sotto misura di Ilari, che strozza in gola l'urlo del gol ai tifosi locali. Un minuto più tardi è Vitturini per l'Alma a non inquadrare lo specchio dopo una corta respinta del portiere Sala. Questa, nonostante il cronometro segni ancora il quarto minuto del secondo tempo, è l'ultima azione della partita, e Fano, che già da oggi è al lavoro per preparare la delicata sfida di sabato al Brianteo, dove ad attendere Epifani e i suoi ci sarà l'ambizioso Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi. Ed è un pareggio, anche se questo con molti gol, anche per l'Eta Beta, formazione fanese impegnata nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5. La formazione del presidente Serafini continua la propria risalita in classifica e grazie al punto di sabato sale a quota 23, a due sole lunghezze dai playoff e a più 11 dalla zona rossa. Al circolo tennis Trave finisce 3-3 tra i padroni di casa e la SKL Ascoli, con i locali che esultano per il gol del pareggio arrivato a 3 secondi dalla sirena. In precedenza, al vantaggio locale di Giuliani, gli ospiti avevano risposto col pareggio prima e col sorpasso poi, prima del sigillo di Bay che al 16esimo fissava il parziale sul 2-2. A 50 secondi dalla fine, altro sorpasso degli ospiti grazie ad un tiro libero, ma come detto, ad un sospiro dalla fine, l'Eta Beta riusciva a trovare il gol del pari grazie a Lorenzete, che metteva dentro il rigore del definitivo 3-3, concesso per un fallo degli ospiti su un indemoniato Ettai. E ad essere indemoniata è anche la Givan Virtus, che dopo aver conquistato l'accesso alla Final Four di Coppa Italia e espugnando il campo del Sabaudia, ieri ha fatto suo il big match d'alta quota con Loreto, allungando ulteriormente in classifica. Dopo 16 giornate, infatti, il girone E di Serie B recita Fano 41, Loreto 33, Pineto e Bari 31, e Virtus, che si gode il suo magic moment e si coccola i talenti, anche ieri autori di una prova superlativa. Il 3-0 inflitto alla Sampres Nova Loreto in meno di un'ora e mezzo di fronte ad un Palace Allende gremito all'inverosimile è l'ennesima dimostrazione di forza dei ragazzi di Radici, che si godono un tallone monumentale in attacco e uno Iannelli straordinario in difesa. 25-18, 25-21 e 25-15 i parziali di una sfida dove Loreto, seppur non demeritando, nulla potuto contro Lucconi e compagni, che col passare del tempo stanno diventando sempre più decisivi anche a servizio, come dimostrano i 7 ace messi a segno ieri. Sabato prossimo altro scontro al vertice contro Bari, ma intanto la testa è inevitabilmente proiettata verso le finali di Coppa, che stando ai ben informati la Virtus potrebbe pensare di ospitare, facendo diventare Fano per un weekend, quello di Pasqua, la capitale del volley che conta. Graziani! Bene anche le ragazze della Serie C dell'APAV Calcinelli Lucrezia, che hanno iniziato la seconda fase vincendo per 3-0 sul campo della Pellami 2C di Rapagnano, con i parziali di 21-25, 18-25 e 19-25. Passiamo ora al rugby con il Fano che perde a Faenza nella sfida valida per la seconda giornata dei play-out salvezza del campionato di C1. Dopo la convincente vittoria del debutto, i ragazzi di Walter Colaiacom e Franco Tonelli sbagliano completamente l'approccio alla gara e regalano un tempo agli avversari che ipotecano la vittoria già nel primo tempo chiuso avanti per 40-7. La reazione della ripresa porta alla segnatura di tre mete, due di Nicola Cadeddu e una di Tommaso Maggi, che unita a quella di Stefano Rossolini nel primo tempo consentono ai rossoblù di portare a casa il punto di bonus, unica nota positiva di una trasferta da dimenticare. Al fischio finale è Faenza 55, Fano Rugby 24, ma ospiti che comunque mantengono un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici. Ricordiamo infatti che al termine di questa fase solo l'ultima classificata retrocederà in C2, mentre le altre 5 formazioni festeggeranno la permanenza in C1. E a festeggiare sono state invece ieri le bocce pesaresi grazie agli under impegnati a San Benedetto del Tronto nei campionati regionali juniores. Nella categoria under 18, successo per Lorenzo Lucarelli di Lucrezia, che ha superato in finale il favorito numero 1, Marco Principi, della Bocciofila La Combattente. Pioggia di medaglie anche per la Bocciofila Metaurense grazie al bronzo di Benedetta Necchi nell'under 15 femminile, a quello di Federico Manuelli nell'under 12 maschile e all'argento di Sara Ceriscioli nell'under 12 femminile. In questa categoria piazze d'onore per Ginevra Cannuli e Sofia Minardi. Bene, prima di lasciarci vi ricordo che ospite di Simone Zonghetti per Primo Cittadino questa sera ci sarà il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi, vedetelo qui nella foto per intervenire in diretta, i riferimenti sono sempre gli stessi, 0721861433, oppure se volete inviare un sms o un whatsapp potete farlo con il numero 338 4968 250.
Bene, grazie per la vostra cortese attenzione, per aver scelto la nostra informazione che torna domani mattina puntualmente come sempre alle 7.30 con Occhio ai Giornali. Buona serata a tutti voi e buon proseguimento con i nostri programmi.